Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua con un nuovo video, schedina 35esima giornata, se non sbaglio, e continuiamo questa serie. Qua ho i risultati, devo dire che sono alcuni abbastanza scontati rispetto magari alle altre volte in cui ho azzardato di più, però non sento che ci saranno particolari sorprese. Cioè, in realtà potrebbe essere, però tra tutte le favorite mi sembrano messe abbastanza bene, perché penso che la Lazio tornerà a vincere, penso che l'Atalanta pure, però l'Atalanta già meno. Adesso comunque vi faccio vedere qua, li ho segnati, quindi faccio già qualche spoiler e nulla. Cominciamo. Atalanta-Bologna, leggo qua perché appunto come vi ho fatto vedere li ho scritti qua. Atalanta-Bologna 1x più over 2,5. L'1x perché il Bologna comunque ne ha preso 5 dal Milan, è un po' di reazione d'orgoglio con Mihajlovic in panchina che avrà anche voglia e grandi stimoli per battere un Atalanta che è una delle squadre più in forma, forse quella più in forma dopo il Milan, dopo il periodo, a livello di risultati, dopo il periodo Covid-19, coronavirus. Tra l'altro molto interessante sarà vedere come la prossima si affronteranno Milan e Atalanta. Da interista io normalmente tifo Atalanta, ma non posso che simpatizzare a Milan per quella, cioè simpatizzare Atalanta, però non posso che simpatizzare a Milan per quella sfida, ma ne parleremo la prossima giornata. Potrei fare anche un video riguardo a post partita, non so, dato che è una bella partita tra due squadre davvero davvero in forma. Bisogna vedere anche come ci arrivano. Io dico 1x perché lascio uno spiraglio al Bologna, ma penso che l'Atalanta vincerà, più over 2,5 perché l'Atalanta, soprattutto in casa, ci è abituato a grandi, grandi goleade e tanti gol. Sassuolo Milan. Dico x2 più gol perché Milan comunque affronta una squadra in forma e non so se sia stata battuta dall'Atalanta, ma poi non so, 1-4 facendo anche una buona partita, o 4-1 non mi ricordo, però comunque in generale è una squadra in forma dopo il periodo coronavirus, dopo il periodo Covid-19, quindi ha battuto la Lazio, tra l'altro fuori casa se non sbaglio 1-2, ha pareggiato contro la Juve, poteva anche vincere per come ha giocato, rimontando con grande carattere. Era sull'orlo di vincere, e quindi x2 perché comunque Milan anche lei è la squadra forse che ha fatto più punti dopo il periodo coronavirus, più gol perché mi sento che possano segnare sia la Sassuolo che il Milan. Poi Parma-Napoli x2 più gol. Il Parma è da un po' secondo me che non trova una vittoria. Il Napoli ha vinto all'ultimo la scorsa con gol di Politano, x2 più gol. Comunque lascio uno spiraglio al Parma, vedete che comunque vincerei poco insomma da giocarsi, però questa volta va così. Torino-Verona 1x perché Torino-Verona 1x ho giocato. Sì, Torino-Verona 1x, anche se anche la vittoria di Verona non la escluderei. Sì, perché il Torino ha perso, se non sbaglio, 0-3 o 3-0 contro la Fiorentina. Il Verona è più in forma, è stata più forte questa stagione, però dopo il pareggio contro l'Atalanta per me si fermerà, quindi 1x. Spal-Roma 2. Lecce-Brescia x2, un bel duello il Brescia per provare ancora, ma la vedo veramente dura. Inter-Fiorentina 1, spero, credo, mi auguro davvero con tutto il cuore, spero, spero, spero veramente. Sampdoria-Genoa, spero e credo. Sampdoria-Genoa x2, il derby della Lanterna, bellissima partita. Mi sento più il Genoa favorito, dato che la Sampdoria ha ottenuto un po' di risultati utili di fila. Il Genoa potrebbe dare continuità e chiudere quasi definitivamente, forse definitivamente, il discorso salvezza, almeno escludendo il Brescia probabilmente, dipende anche dal risultato del Lecce. Udinese-Juventus x2, probabilmente vincerà la Juventus, ma anche se pareggerà o perderà la vedo tosta. Lazio-Cagliari 1, tra l'altro Udinese-Juventus x2, bah, non so veramente, non mi convincono a rileggerli, comunque aveva così. Lazio-Cagliari 1 della Lazio, che secondo me tornerà a vincere. Detto ciò, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e probabilmente per il post partita, perché si giocherà domani contro la Fiorentina. Poi 19:30 ci sarà Atalanta-Bologna, stasera alle 21:45 Sassuolo-Milan, e poi le partite di domani, lunedì Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Udinese-Juventus alle 19:30, Lazio-Cagliari alle 21:45 se non sbaglio. Per questo video è tutto. Iscrivetevi al mio canale. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video non vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Sempre forza Inter, dai ragazzi.